tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La Guardia di Finanza scopre un buco da 18 milioni di euro alla Confart di Pesaro. 10 le persone indagate per reati fiscali, falso e bancarotta fraudolenta. Questa volta è tutto vero, i lavori del dragaggio del porto di Fano sono iniziati sulla banchina sindaco e operatori del mare. L'istituto alberghiero che verrà e il preside Nicolini spera di aprire una succursale a Fano. Tutti pronti per la notte in bianco, la lunga attesa degli affezionati al Teatro della Fortuna in fila tutta la notte per accaparrarsi i posti migliori. Sogno o son desto, tra lo stupore dei presenti spunta un elicottero nella rotatoria della Liscia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ben ritrovate al nostro appuntamento con l'informazione. Telegiornale che questa sera si apre con la Guardia di Finanza di Pesaro che ha scoperto un buco da 18 milioni alla Confart di Pesaro. Vediamo. Non pagavano le tasse e non versavano i contributi da oltre 10 anni, tanto da creare un buco di oltre 18 milioni di euro, di cui 16 quelli reclamati dal fisco. Nel mirino della Guardia di Finanza è finita la Confart Pesaro SRL, una società dichiarata fallita nel marzo scorso, che aveva 80 dipendenti e forniva servizi di consulenza contabile e fiscale a 1.500 artigiani associati alla Confartigianato di Pesaro e Urbino. Nei confronti dei presunti responsabili del dissesto societario sono stati eseguiti sequestri preventivi di beni per circa 4 milioni di euro. Pur presentando dichiarazioni ed erediti, non ha proceduto ad alcun versamento delle imposte. Da qui proprio il nome dell'operazione F24, dal modello del pagamento dovuto utilizzato per il pagamento delle imposte, che non erano state versate per importi consistenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Pesaro e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e sotto indagine sono finiti il presidente, il consigliere d'amministrazione con delega alla direzione generale e il responsabile amministrativo della società. Altri 5 soggetti poi sono stati denunciati per aver agito in concorso con i componenti delle associazioni per delinquere e con altri 2 in reati contro la pubblica amministrazione. Da una parte non pagava, dall'altra parte esponeva dei bilanci falsi vantando crediti milionari nei confronti della propria partecipante, che effettivamente erano del tutto inesistenti, quindi una situazione che veramente appare inverosimile da un punto di vista generale. Però nonostante non ci fossero queste condizioni, la rateizzazione veniva concessa? La rateizzazione veniva concessa e quindi sono aspetti oggetto di approfondimento anche in questa sede. I soldi venivano utilizzati per pagare il personale sovradimensionato rispetto ai servizi che venivano offerti e non mancavano favoritismi. Alcuni degli indagati arrivavano a guadagnare fino a 190.000 euro l'anno. Abbiamo una media di stipendi che vanno oltre gli 80-90 mila euro. E mi riferisco alle posizioni apicali nell'ambito della società di servizi. E il decreto prevede il sequestro di 3 immobili, nonché conti correnti, saldi attivi di conti correnti dei soggetti indagati. Il sistema associativo regionale di Confartigianato si dichiara estraneo e per certi versi vittima delle condotte della Confart e sta esaminando con i propri legali ogni tutela per l'associazione e per le imprese, sia per i danni economici che d'immagine. La Confartigianato, che ha espulso i dirigenti sotto inchiesta, sta anche valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel processo che si aprirà. Il procuratore Manfredi Palumbo stamattina ha sottolineato invece come il sistema pesarese sia vocato all'illegalità e come questo poi vada a discapito dei ragazzi seri. Questa, ha detto, è stata una buffata a spese dello Stato. Questa mattina sono iniziati al porto di Fano i lavori del dragaggio. Nel primo intervento, della durata di 40 giorni, verranno rimossi 25.000 metri cubi di fango. Thank you.
draghi in azione al porto di Fano, dove oggi sono iniziati i lavori di dragaggio. E per illustrare alla stampa e agli operatori portuali l'intervento avviato e il progetto complessivo, il sindaco di Fano Massimo Seri ha indetto una conferenza sul posto con l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini e i tecnici comunali. Nel far notare che l'intervento non ha precedenti, il primo cittadino ha ricordato lo slogan utilizzato in campagna elettorale. La città deve essere seria, capace e giusta, e con questa operazione abbiamo dimostrato di essere capaci. A largo di Ancona è previsto il rilascio di circa 25.000 metri cubi tra sabbie e fanghi provenienti dall'imboccatura del porto e dal bacino di evoluzione. Durante l'escavazione, che andrà avanti per 40 giorni, verrà ristabilito un fondale di circa 4 metri. Non è un intervento spot, perché a questi ne seguiranno altri due, un altro dragaggio di 24.000 metri cubi quando la cassa di colmata ci consentirà di trasportarli, e ci sarà un altro dragaggio all'imboccatura che andrà a ripascimento. Quindi complessivamente parliamo di circa 60-65 mila metri cubi, ma non ci vogliamo fermare qua, perché con questo intervento noi risolviamo il problema per un paio d'anni, poi ritorneremo al punto da capo. Per questo motivo Seri ha già incontrato i consiglieri regionali eletti a Fano e nel comprensorio, a cui ha chiesto di lavorare su una legge inerente ai dragaggi e ai ripascimenti, con l'obiettivo di una manutenzione ordinaria annuale. Questa per lui è la vera sfida. È una bella festa, sono contento anche per la marineria, per la pesca, per il porto turistico, per la cantieristica, perché è anche un discorso di prospettiva, per cui veramente oggi è una bella giornata. Soddisfatta anche la marineria fanese. Per il direttore di Comarpesca Marco Pezzolesi, questo intervento sta a significare che quando l'amministrazione comunale si impegna ottiene risultati. Ovviamente siamo soddisfatti, ma lo consideriamo un punto di partenza e non d'arrivo, perché 25.000 metri cubi non è che risolvano il problema del porto di Fano, però con questo dragaggio di 25.000 metri cubi sicuramente i nostri pescatori il 27, quando riprenderanno la pesca, potranno andare in mare più tranquillamente, insomma, non avranno sicuramente i problemi che avevano nei mesi scorsi, e quindi siamo molto molto soddisfatti. Ci auguriamo che sia appunto solo l'inizio, perché la marineria di Fano era oramai al collasso, anche le attività collegate alla pesca si erano trasferite in altri porti, non abbiamo più un'officina meccanica per esempio a Fano, i nostri pescatori sono costretti a fare i lavori in altre città, mentre un tempo venivano altre imbarcazioni nel nostro porto. Per il consigliere di Marina De Cesare Enrico Bertacchi questo dragaggio rappresenta invece un punto di arrivo. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni era di denunciare una situazione che andava sempre via peggiorando. E tanto che siamo arrivati a un ATP col Tribunale di Pesaro, che voi conoscete, che ha dichiarato che c'è stato un danno, poi più o meno il valore si può essere oggettivi o soggettivi, però c'è stato un danno per la Marina. Questo è già un buon punto di arrivo. La cosa che trovo interessante è la presa coscienza che questa deve essere un'attività duratura nel tempo, che si faccia con una programmazione, e che non è una programmazione solo degli addetti del porto, ma deve essere di tutta la regione. Do veramente il merito al sindaco di aver mantenuto quello che aveva detto. Ed è stato presentato alla stampa questa mattina il coordinatore provvisorio che dovrà gestire l'ambito sociale numero 6 di Fano. Si tratta di Maurizio Mandolini, coordinatore dell'ambito territoriale sociale 8 e dirigente del Comune di Senigallia. Come ha accolto questa nomina, che si preannuncia impegnativa quanto mai? L'ho accolta con entusiasmo personale e con un grosso senso di responsabilità per il compito che dovrò assolvere. I prossimi provvedimenti riguardano un piano di lavoro che faremo per poter rendere il prima possibile normale il settore del sociale nei comuni dell'ambito territoriale numero 6 dopo le criticità che si sono manifestate nell'ultimo periodo. Ecco, Senigallia e Fano, due territori limitrofi, ma che in questo caso trovano un trade union, che è lei in questo ambito. Ecco, questo è un motivo di entusiasmo non personale, ma per l'attività che svolgo. Sono territori che non comunicano molto spesso, perché appartengono a due province diverse, ma sono confinanti in più punti, e allora questa, secondo me, è l'opportunità
anche per poter avviare un dialogo sui fatti e sul miglioramento dei servizi ai cittadini, più che sulle parole. Siamo contenti perché finalmente possiamo riavviare i lavori, le attività importantissime che l'ambito sociale deve svolgere, quindi con il consenso unanime di tutti i sindaci del comitato dei sindaci dell'ambito territoriale 6 siamo arrivati alla nomina del dottor Mandolini, anche se in fase transitoria, quindi ad interim. E torniamo a parlare dell'Istituto Santa Marta di Pesaro, perché il dirigente scolastico Nicolini spera in una sede distaccata, una succursale a Fano, per creare nuovi laboratori nella sede di Pesaro. Dopo l'inagibilità dichiarata all'istituto alberghiero a causa del crollo di alcune parti del soffitto, i ragazzi sono stati collocati in altre sedi. Gli studenti dell'istituto professionale commerciale Giovanni Branca, spostati a Pesaro Studi, hanno ripreso regolarmente le lezioni dopo le vacanze estive. Gli altri alunni invece dovranno attendere il prossimo 5 di ottobre, ma il problema ora rimane per le cucine. La dirigenza, la provincia e il comune stanno lavorando per trovarne alcune disponibili entro il mese di gennaio. Il dirigente scolastico Carlo Nicolini ha voluto però precisare alcune informazioni sull'ipotesi della sede distaccata a Fano. Vedo che in questi giorni è tutto un parlare, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Allora, per quanto riguarda, questa è una cosa importantissima, la sede distaccata a Fano, questa era una nostra idea che già da un anno portavamo avanti nei nostri gruppi di lavoro, perché riteniamo che la sede distaccata dell'alberghiero a Fano possa venire incontro alle esigenze di quel territorio, in quanto abbiamo circa un terzo di ragazzi e di ragazze che frequentano l'alberghiero che provengono dalla vallata del Metauro e dalla città di Fano. Questo però non riguarda quanto successo qua, ovvero non è una conseguenza. No, assolutamente. Mi dispiace se qualcuno ritenga o ritenesse che sia una conseguenza di quanto è successo alla fine di luglio. Assolutamente, assolutamente. Quindi ribadisco, qui vogliamo tra l'altro anche liberare alcuni spazi, per cui in quegli spazi, una volta liberati, creando questa sede distaccata, siamo in grado di ampliare i laboratori, perché la nostra è anche un'esigenza di tipo professionale per sviluppare le competenze necessarie a immettere sul mercato ragazzi e ragazze che sappiano veramente di enogastronomia. Il comune di Fano, prosegue Nicolini, ha già dato alcune indicazioni sulle sedi eventualmente disponibili, ma per ora non è stata presa alcuna decisione in merito. Io sono contento che l'amministrazione comunale di Fano si sia dimostrata sensibile a queste nostre richieste. Quindi li lascio lavorare serenamente, sperando che veramente questa idea si possa realizzare. Nella giornata di ieri poi si è svolto un incontro tra la dirigenza e Adirebus per l'organizzazione dei trasporti scolastici. Fra qualche giorno si avranno notizie più precise, afferma Nicolini, e assicura che l'azienda sta andando incontro alle esigenze dei ragazzi e dell'istituto stesso. Addirittura incontreremo i ragazzi prima del 5 ottobre, incontreremo le classi qui in città, coordinate dagli insegnanti rispettivi, in modo che i ragazzi possano già, almeno quelli di prima, conoscere i loro docenti, è il minimo che si debba fare. Quindi vorrei tranquillizzare anche i genitori di questi ragazzi e ringraziarli per la pazienza dimostrata. Il Consorzio Marche Biologiche ha organizzato a Isola del Piano due giornate dedicate alla filiera biologica regionale. Questo è un anno molto importante perché come Consorzio Marche Biologiche siamo presenti all'Expo per tutti i 6 mesi e lì chiaramente siamo insieme con altre realtà diciamo a livello nazionale e organizziamo incontri, eventi e quindi una grande vetrina internazionale. Volevamo collegare idealmente Expo con il nostro territorio e l'evento appunto Benvenuti nel Bio ci dà l'occasione di parlare di agricoltura biologica nel nostro territorio con il nostro stile, proponendo convegni, workshop, conferenze e chiaramente degustando anche prodotti biologici, anche con diciamo, momenti
artistici e di festa. Diversi sono gli appuntamenti previsti per queste giornate, però ce ne sono alcuni molto importanti. Sì, sicuramente, diciamo che il sabato in modo particolare ci sarà il convegno Bio Europa, che è il classico convegno che ogni anno organizziamo come Consorzio Marche Biologiche per fare un po' il punto della situazione del nostro comparto, ed è l'occasione per parlare dell'importanza della biodiversità, come quindi valorizzarla e come anche promuoverla, perché crediamo che il tema della biodiversità, che poi fra l'altro è un tema centrale anche per Expo 2015, sia l'occasione appunto per parlare di agricoltura biologica, per parlare anche di come va promossa nel nostro territorio. L'altro appuntamento importante è alla domenica a mezzogiorno con Luca Mercalli. Parleremo di cambiamenti climatici e di come purtroppo i cambiamenti climatici stanno incidendo negativamente non solo dal punto di vista della produzione agricola, ma anche per la qualità della vita di tutti i cittadini. A Fano torna la Festa dell'Unità, organizzata dal Partito Democratico, con due giorni di convegni, musica e stand gastronomici. Sì, torna a Fano la Festa dell'Unità, che il Partito Democratico ha organizzato ed ha voluto fortemente per ricreare un po' il contatto con i cittadini e per creare quella partecipazione popolare che un tempo era parte integrante del partito di centrosinistra. Quindi il 19 e il 20 settembre presso i locali della Combattente di Fano si riproporremo questa manifestazione con tanti dibattiti, tanti incontri, tante attività rivolte ai bambini, ai giovani e ai meno giovani. E partiremo subito sabato con l'inaugurazione alle ore 16 e il primo incontro con i tre sindaci delle città principali della provincia, Fano, Pesaro e Urbino, per poi proseguire con un incontro con l'onorevole Alessia Morani e l'assessore Marina Barnesi per le politiche sull'immigrazione e per l'integrazione degli immigrati nella nostra città. Poi la serata proseguirà chiaramente con l'intrattenimento musicale dell'orchestra Le Mirage, che ci suoneranno insomma il liscio e tutti i loro brani più importanti, e saranno aperti gli stand gastronomici con buona cucina e quant'altro. Per quanto riguarda la giornata di domenica invece? Domenica partiremo alle 16.30 con il Presidente della Regione Marche Luca Ciriscioli, che accompagnato dal Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi e dai segretari del PD di Fano e di Pesaro, della provincia di Pesaro, ci parleranno del futuro delle Marche e del Partito Democratico. E proseguiremo con un incontro con i capigruppo di maggioranza, quindi a carattere prettamente locale, e concluderemo con un incontro invece di caratura nazionale grazie al senatore Davide Zoggia del PD, che ci farà compagnia nell'ultimo incontro della serata. E poi spazio chiaramente ai bambini con dei laboratori creativi, ai giovani con dei tornei di calcio balilla e calcetto, e tanta buona musica. Anche la domenica ci farà compagnia Alta Marea Band con musica degli anni 60-70, e come abbiamo già detto buon cibo e tanto divertimento. Quindi veniteci a trovare alla Combattente 19 e 20 settembre. E domenica si apre a Fano la campagna del Teatro della Fortuna, la campagna abbonamenti, dove per l'occasione è stata organizzata la Notte in Bianco. Come mai così mattiniera? E voi? Avevo del lavoro da fare. Dove avete passato la notte? Non ho capito che... Dove avete passato la notte? Allora avevo capito bene. Sabato 19 settembre le porte del Teatro della Fortuna di Fano si apriranno allo scoccare della mezzanotte per la Notte in Bianco dedicata alla campagna abbonamenti. Il botteghino aprirà alle ore 9, ma l'attesa degli appassionati verrà resa il più gradevole possibile. Prende il via quindi la nuova stagione di prosa. Sì, la nuova stagione che per il CDA nel quale sono presidente è quella la prima, perché l'altra, come sapete, l'abbiamo presa tra virgolette in corsa, per cui dal 20 di settembre cominciano gli abbonamenti, dal 20 al 30 settembre. Abbiamo deciso di fare una serata speciale, si chiamerà Notte in Bianco. Chi verrà a fare la fila troverà le seggioline, così eviteremo anche tutto quello che ci hanno detto sempre, ah, si fa la fila, si sta male. E poi ci sarà una piccola sorpresa verso le 5, le 6, le 7 della mattina. Ci sarà una collaborazione con i bar della piazza, infatti abbiamo chiamato Coccolati e Abbonati. Nel foyer sarà a disposizione il wifi gratuito e verranno offerte proiezioni degli scorsi spettacoli di maggior successo, al mattino poi colazione e giornali. Ma le novità non finiscono qui, infatti in occasione della fine del triennio di prelazione Fano Teatro passa da 2 a 3 serate tutte in abbonamento. Anche quest'anno il cartellone sarà composto da 7 titoli, l'offerta quindi aumenta di un terzo e le serate di spettacolo da 14 diventano 21. In questo modo coloro che sottoscriveranno l'abbonamento alla
stagione di prosa avranno il diritto di riconfermare anno per anno il posto e il turno. 4 sono le tipologie di abbonamento: ordinario, speciale giovani, riservato ai minori di 26 anni, speciale scuola e speciale soci BCC e dipendenti. I prezzi sono rimasti quelli dell'anno scorso, una grande apertura ai giovani e alle scuole, e proprio ascoltando, rimanendo in botteghino a lavorare qualche volta, ascoltando quello che i cittadini volevano, abbiamo riperimetrato il teatro e alcuni posti dove la gente dice che non si vede niente, così abbiamo abbassato il prezzo, per cui veramente adesso non ci sono più scuse per non venire a teatro. Per chi non lo sapesse ancora, sulla nostra pagina Facebook è possibile iscriversi ad un gruppo che si chiama Reporter di Strada. Siete voi, voi che tutti i giorni con i vostri telefonini ci mandate le vostre segnalazioni, immagini, video, come hanno fatto oggi due di voi appunto. E allora cominciamo dal primo fotoreporter, Reporter di Strada, che ci ha inviato, e qui parliamo di cronaca, ci ha inviato queste immagini provenienti dall'ex pista dei go-kart a Fano, e si riferiscono all'intervento di un'ambulanza del 118 che è intervenuta intorno alle 17 per prestare soccorso ad una persona che si era sentita male. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato preso in cura dai sanitari del nosocomio fanese. E un altro reporter di strada di Fano TV ci ha inviato invece queste fotografie davvero curiose, scattate questa mattina verso le 10 nei pressi della rotatoria della Liscia. Se notate bene, sopra il rimorchio trainato da un furgone Iveco c'è niente meno che un elicottero. Sempre secondo il nostro reporter di strada, la sosta in quel punto sarebbe stata forzata per un bisogno fisiologico dell'autista, tra la curiosità degli automobilisti di passaggio. E naturalmente potete iscrivervi anche voi sul nostro gruppo, appunto basta cercare Reporter di Strada. Per tutti gli altri invece, come sempre, c'è disponibile il nostro numero 338 4968 250, anche con WhatsApp, oppure l'indirizzo email redazione@occhioalanotizia.it. Il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, a domani.